padri. Dimmi, figliuolo. Io c'ho un problema grosso, c'ho un peso qui. Me vorrei liberare. Hai provato col bicarbonato? Sì. No, ma non è un problema fisico, è un problema di cosa? Di anima. Beh, allora vieni in chiesa, ore pasti. Che mangiamo? Allora vieni dopo pranzo, va. Ma non si potrebbe far qui? Qui, su due piedi. Ci mettiamo seduti. Prego, padre. Ecco. Nel nome del padre, del figliuolo, dello Spirito Santo. Dimmi, figliuolo, cosa c'è di tanto grave? Sono andato al cinema. E che male c'è? Beh, ma ho visto testo croce, padre. Ai, ai. Ai, quello con Manfredi. E Pozzetto. Ai. È tanto grave, padre. Beh, Manfredi e Pozzetto, la coppiata del demonio. Ma infatti è stato più forte di me, padre. Io mi sono sentito come stracinato. Era il demonio. Hai riso? Sì, padre, ma non ero solo, ridevano tutti. Quante volte? Beh, non è che stavo sempre a ride, ogni tanto dovevo pure ridere a fiato. Dì la verità. La verità è che mi sono proprio sbudellato da ride, padre. Ma l'ha detto lei, quella è la coppiata del demonio. Ma che mi hai chiamato? No, sto a chiamarmi padre. Ma credevo che c'eravate voi in bagno. E invece chi c'è? E invece chi c'è? Ti ho fatto una domanda. Da me vuoi sapere? Chi c'è nel cesso? Ma chi ce l'è? Se non c'è nessuno. È il coso lì, lo sciacquone che guarda, ha rotto mio padre. Io? Ma cosa fanno questi due? Ah, c'è Manfredi, no? Che fa un operaio. Ed è vestito faccia contro come me. Dottore, io sono venuto qua per sapere se c'è una medicina, una curetta contro sta malattia. Ma non è una malattia. E che te? Lei certo saprà che ci sono gli eterosessuali. Ma stanno pure a Roma. E Pozzetto fa un prete. Ringraziamo il Signore. Grazie, Signore. Porca vacca puttana! Che vestito faccia contro come me? Beh, quasi, ha un prete. Signore, vuole che chiami qualcuno? No, no. Ma allora lei l'ha visto il film? No, il prossimamente. Questo? Sì. Ah, allora sì. Dunque, siccome Manfredi è uno molto forte con le donne... Sì. Se potresti venire un momentino che ti devo da parlare. Senza mutande? Come le pare, non è che se non ce l'hai devi rimettere per forza, come le senti meglio? Lo chiamano tre senza levare. Come tre senza levare? Come sarebbe a dire? Perché... Oh, la Madonna! Ma questo non è niente, padre. Senta, la prima... La seconda... La terza... Don Remigio! Non ho capito la domanda. Lei è un sacerdote. Lei è Don Remigio Reggiori, viceparroco di San Eutichiano, diocesi di Varese. Poi, ragazzi, non diciamo stronzate, eh?